Buongiorno amici del canale, come vedete qui una credenza, stile, arte povera, non particolarmente aggraziata, vi devo dire la verità, però è uno di quei pezzi utili, solidi, che è sempre meglio tenere, non disfiamocene se ce l'abbiamo già in casa, ereditato magari da qualcuno, perché può diventare decisamente contemporaneo e moderno. Infatti il restyling di oggi sarà, oltre che su questo tutorial, anche su Casa Facile, e darò dei tips molto molto importanti per rimodernare un mobile agé come questo e farlo diventare estremamente moderno. Partiremo sverniciando il piano superiore, perché comunque è legno massello, e lo tiriamo fuori col mio sverniciatore. Partiamo! Sapete che lo sverniciatore Magic Paint è biodegradabile, quindi quando lo usate non inquinate, ed è la scelta migliore per sverniciare. Uno, se avete una casa senza balcone o comunque non avete spazio all'aperto per carteggiare, non si può fare in casa e quindi è meglio sverniciare. Magari poi non avete la levigatrice e quindi non si può fare certo a mano. E soprattutto non andate a respirare la polvere di levigatura, è la cosa più importante. Quindi se è legno massello come questo e se si può sverniciare, prediligete questa opzione. Mi raccomando, non bisogna mai essere troppo tirchi quando si mette lo sverniciatore, perché deve comunque avere uno strato abbastanza denso, spesso, per fare effetto sulla superficie. Quindi io ora ne ho steso un pochino e ora lo tiro. Per tirarlo bene sulla superficie utilizzo un pennello abbastanza vecchiotto, che ha già lavorato tanto, ma che non butto, perché per questi utilizzi è perfetto. E sono sicura che tirerò via questo lucidino, che proprio dà tanto fastidio, le ammaccature, i segni brutti, e tirerò fuori invece un bel legno che secondo me può essere proprio apprezzato. Dopo aver fatto agire lo sverniciatore più o meno mezz'oretta, 20 minuti, mezz'oretta, controlliamo sempre su un punto se ha funzionato per bene e se è il caso già di togliere, perché potrebbe esserci a volte la possibilità di doverlo tenere ancora un po' di più, magari un quarto d'ora, 20 minuti in più. Dopodiché si inizia ad asportare. Non è detto che basti una passata, magari a volte serve una seconda passata di sverniciatore per togliere veramente tutti gli strati di vernice. Non sarà questo l'esempio, no? Qua penso che con una passata risolviamo un problema. Ma a volte ci sono dei mobili che hanno due o tre passate di vernice, quindi ci possono volere più passate di sverniciatore. Copro tutto bene e lascio poi un po' agire. Sono passati circa 20-30 minuti e lo sverniciatore ha fatto già effetto. Viene via che è una meraviglia, guardate. Si può già notare, la parte sottostante, che non c'è più traccia di vernice trasparente e guardate, la parte marrone è proprio il protettivo trasparente che viene via. È perfetto. Viene via tutta la perfezione. Ora finisco di togliere tutto lo sverniciatore sul piano e dopodiché secondo procedimento. Pagliettina di ferro, alcol e si liscia la superficie. Tolgo con una spugna molto strizzata umida che sopra un goccino di ammoniaca eventuali residui prima di fare l'ultimo passaggio. Questo è un passaggio, mi raccomando, delicato e che non deve andare assolutamente ad inumidire il legno, perché in questo momento il legno è molto molto delicato, abbiamo tolto la sua protezione e quindi assorbe tutto. L'alcol andrà con la pagliettina d'acciaio poi ad eliminare ancora dei residui e a lucidare e togliere comunque ancora delle finiture magari, no? Però è importante andare per livelli senza inumidire il legno, non deve assolutamente assorbire acqua.
Alcol denaturato, il classico, a 90 gradi. La pagliettina di ferro, io in questo momento utilizzo quella più grezza. E massaggio il legno nella lunghezza. Questo mi porta a eliminare ancora eventuali rimanenze di sverniciatore, difetti, liscia il legno, ma soprattutto alleggerisce ancora la tonalità del colore del legno. Questo vi assicura proprio un risultato liscio e perfetto. Il piano del mobile è venuto benissimo, una tonalità chiara, mielata, che sta veramente bene con l'idea che abbiamo in testa, vero? Perché per svecchiare al massimo questa forma molto molto, diciamo, in arte povera, metteremo uno stencil che si chiama Deco. Ed è uno stencil pazzesco che dà molto movimento, ma in stile comunque molto contemporaneo. Abbiamo già scocciato tutti i bordini per evitare di sporcare i lati, ma per essere comode. In questo modo noi lasciamo tutto al suo posto e beh, no, non abbiamo bisogno di inventarci chissà cosa per essere comodi. Ora andrò al bordino e fisserò il mio stencil, perché lo faremo direttamente con pasta Matic Cream sulla superficie legnosa. Quindi prima facciamo lo stencil e poi, ok, basta così, e poi andiamo a colorare in modo che rimanga molto bello, liscio, naturale e moderno, tono su tono. Apriamo la Matic Cream, date sempre un giro quando la aprite e il barattolo è nuovo, perché può leggermente dividersi. Mettiamo un goccino di pasta sul lato. Si fa sempre in tempo ad aggiungere, quindi non esagerate. Palettina Cenerentola, eccezionale per fare degli stencil belli, precisi, lisci e spessi. E via. È un velluto. Hey, what up, girl? How you doing? I don't wanna come on too strong or nothing like that, but I've been thinking about you. I've been wondering where you lay up, where you at, so, sure. Where do you go to, where do you go, where do you go to, I wanna know. How do you do it, that thing you do, follow you blindly, I'll be your fool. Where do you go to, where do you go. Togliamo lo stencil e poi lo laviamo leggermente, lo sistemiamo per applicarlo di qua. Oh, precisissimo. Bello l'effetto, tono su tono. Quindi quando sarà asciutto faremo un'ultima applicazione per un puntino qua che manca. Sì. Quindi lo riposizioneremo. Faremo un'ultima passata su questa parte di cassetto, perché in realtà manca ancora una parte qui. Adesso lo puliamo e lo mettiamo già qua. Anche qui abbiamo fatto bene a mettere lo scotch prima sui bordi, così anche se dovessi sbavare rimane tutto bello perfetto. Questa spatolina è eccezionale per fare gli stencil, fantastica. Unspoken confidence, baby, you know it damn well. Bellissimo, molto 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 preciso. Ora facciamo asciugare per bene, poi togliamo il nastro
che se per caso dovesse esserci qualche sbavaturina sui bordini, con il cutter andiamo a rifilare le punte di pasta matéri cream. In questo modo abbiamo una base abbastanza buona per fare un effetto tridimensionale. Ricordiamoci solo, quando sarà tutto quanto asciutto, di continuare su questa parte di cassetto, che manca ancora un pezzettino. Tolgo alcune punticine di matéri cream che sono andate sul bordo, che potrebbero darmi fastidio dopo in un secondo momento, perché quando colorerò sarà tutto quanto tono su tono. Quindi cutter, e andiamo a togliere con il cutter alcune punticine per ottenere proprio un risultato molto molto contemporaneo. Quindi poi devo spingerli quanto togliere, magari cambiate anche l'inclinazione e togliete. Mi raccomando, se volete togliere qualche cosa ora con il cutter oppure con una spugnatina abrasiva prima di colorare, perché oggi voglio un effetto proprio liscio, quindi non andrò a carteggiare più tardi. Anche qui tolgo ancora un pochino in modo da livellare bene e togliere alcuni punti che non mi piacciono e sono esterni. Spolveriamo. E voilà, questo lato è meglio, un pezzettino qua, non troppo, ok, lo faccio anche sugli altri lati. Ho scelto il Sunset Blue per questo restyling, un colore veramente veramente bellissimo che copre tantissimo. Guardate ora con una passata quanto copro già. Andiamo direttamente sul nostro stencil materico, così vi potete già rendere conto del risultato e dell'effetto che dà lo stencil tono su tono, ma in rilievo. Con il Sunset Blue sarà necessaria sicuramente una mano stesa pura, ma poi ne basterà una con qualche ritocco, non una seconda mano definitiva. Mi raccomando, tamponate, non bisogna lasciare degli eccessi, quindi se vedete che ci sono tra le righe degli eccessi di vernice, toglieteli pian pianino, così, e spalmatela, stendetela dal resto dello stencil. Molto elegante il risultato finale, perché l'effetto tono su tono sembra veramente quasi un pizzo. Un elegante ricamo tono su tono. Questa fantasia di stencil è perfetta, sta veramente bene. Ancora una passata in tutti e due i sensi in modo da eliminare eventuali eccessi. Tra un po' ricontrollo e vado avanti. Una bella mano definita su tutta la superficie. La seconda mano è perfettamente asciutta, ha coperto benissimo, ma in realtà è stata una seconda mano pura con qualche ritocco, non definitiva. Ora, una bellissima carta da parati che si chiama Elegant Golden Flower. Bravissima, è un colore molto acceso, un senapato, che dà veramente un tocco di vita e di colore, perché bisogna ravvivare. E abbiamo deciso di metterla sulla parte del fondale e dello schienale, e ci foderiamo anche il ripiano. E anche qui, in questo modo sarà proprio colorato. Mi aiuti? Sì.
io la applico con la colla spray. Quindi inizio a mettere la colla spray sul fondale e la applico facendo attenzione e andando dritto dritto, anche perché vorrei applicarla con una sola campata per non fare tagli pure dentro. E io mi prendo la parte sottostante. Ok, spingiamo in là, perfetto, lascio pure, aderisce benissimo. Continuiamo, sollevo leggermente, lascio pure. Vado fino al fondo. Le carte da parati sono davvero davvero resistenti. Le trovate sia sul sito elisirom.com che dai rivenditori, e le trovate anche in vendita al metro. Quindi potete veramente dilettarvi e acquistare solo quelle che vi servono senza sprechi. Daresti anche un cutter. Così incido un punticino qua laterale. Bellissimo. Sono al fondo e cerco di far aderire bene la mia carta nella parte del fondale. Faccio aderire gli ultimi e voilà, ci sta benissimo, è un bel tocco di colore per ravvivare. Ora la finisco e vi faccio vedere come sta. Il colore sta benissimo con la carta e in effetti siamo state anche brave e precise, sono molto contenta. È un restyling semplice ma d'effetto, un bel mobile che sta bene in qualsiasi casa. Ora un filo di cera trasparente jasmine sia sulla struttura per proteggere appunto la vernice che poi sul piano e tonalizzarlo e proteggerlo. Mi aiuti? Sì. Guardate il colore nel momento in cui viene assorbita la cera, come diventa bello, profondo e idratato. Bellissimo. Bisogna fare attenzione a stendere la cera. Beh sì, bene, ma anche in modo sottile, senza creare degli accumuli, perché la cera, se viene stesa in modo sottile, protegge ancora di più. È un ottimo protettivo, nel tempo sarà vellutato e protetto dagli urti. E anche il piano, che ora è leggero e delicato dopo la pulizia con la paglietta di ferro e l'alcol, ho eliminato tutte le tracce di mordente e ora è veramente perfetto. La tonalità è mielata, sta benissimo con la carta da parati, secondo me svecchia ancora di più. E voilà,
La cera protegge tutta la superficie. Ora sicuramente assorbirà per bene e ci potrebbe volere una seconda passata di cera, ma questo lo vediamo magari anche domani. Anche questo restyling è finito, però ve lo devo ambientare perché sono sicura che cambierà totalmente volto nel momento in cui sarà nel suo ambiente naturale. Quindi tra un po' vedrete come sarà con tappeto, parete e tutto il resto. Anche questo restyling è finito. La mission di oggi era riuscire a contestualizzare in un ambiente moderno, contemporaneo, anche un mobile del genere che solitamente viene utilizzato più in case country o comunque con uno stile in arte povera. E mi piace tanto tanto, perché la carta da parati con questa tonalità senapata, profumo d'oriente, quasi, ha dato veramente molta luce anche alla parte con il vetro e la parte con la nicchia. In più qualche tocco d'oro che aiutano a contestualizzare, a arredare l'ambiente, hanno fatto la differenza perché riprendono anche le finiture del pomello. Ditemi nei commenti se vi è piaciuto, mi raccomando, anche il fatto di avere una leggera finitura tono su tono in rilievo con lo stencil, e iscrivetevi al canale perché almeno non perdete i prossimi tutorial. Ciao!